Bentornati assistenti nel terzo episodio di Guida agli assistenti. Lo so, settimana scorsa non ho portato nessun video di questa rubrica, ma per spiegarmi meglio e per fare un video migliore ho deciso di saltare l'appuntamento di settimana scorsa e rimandarlo ad oggi. Nello scorso video di Guida agli assistenti ho parlato della distribuzione degli effort values o EVS e della formula del calcolo del danno. Dall'inizio della serie abbiamo dunque imparato cosa sono le statistiche di base, come leggere le stesse, come distribuire al meglio gli effort values e gli individual values su un Pokémon. E dunque, in linea teorica, dovremmo essere in grado di creare un Pokémon competitivo. Ma creare tanti Pokémon competitivi basta? No. Dobbiamo essere in grado di creare un'intera squadra competitiva seguendo determinate regole. Ovviamente non sono regole fisse, potete fare quel che volete, ma se seguite queste regole il team risulterà più solido e più forte. Oggi vi spiegherò dunque come creare un team competitivo solido, in grado di fronteggiare ogni cosa che ci troveremo davanti. Ovviamente non esiste il team perfetto, sta all'allenatore tirare fuori il meglio di ogni team. Tranne Fulmi. Lui neanche col team invincibile riuscirebbe a vincere. Scherzi a parte, iniziamo la lezione. Allora, un team deve essere bilanciato e dunque non deve essere né troppo offensivo né troppo difensivo. Esistono diverse categorie, o meglio ruoli, di determinati Pokémon. Quindi dividiamo i Pokémon nei diversi ruoli. Abbiamo gli Sweeper, che sono dei Pokémon dalle alte statistiche di attacco o attacco speciale e velocità. E non hanno ottime difese. Vorrei fare l'esempio di Dragapult o Cinderace, ma sapete come sono stati bannati! Ad esempio, Pokémon come la Kazama Volcarona sono degli Sweeper, infatti hanno alto attacco speciale nel loro caso perché sono attaccanti speciali e un'ottima velocità. Alla Kazama ne ha di più, Volcarona un po' di meno, un po' più difese, però insomma sono entrambi Sweeper. Gli Sweeper hanno il ruolo di mandare al tappeto più Pokémon avversari possibili prima di andare loro stessi KO da uno degli Sweeper dell'avversario. Al contrario, troviamo i Tank, che sono Pokémon con difese alte e attacco che non è il top, ma è sufficiente. Parlo di Pokémon come Ferroturn o Mandibuzz, che hanno difese abbastanza alte e un attacco alla fine decente. Di solito i Tank vengono utilizzati per placcare gli Sweeper, dato che i Tank riescono a resistere ad almeno un colpo dello Sweeper e poi a stenderli nonostante non abbiano tanto attacco perché gli Sweeper hanno delle pessime difese. Abbiamo poi i Wall, che sono Pokémon con delle difese stratosferiche ed attacco e velocità bassissime. Un buon Wall speciale può essere Blissey, che ha ben 255 punti in punti salute, 135 in difesa, ma ha miseri 10 punti in difesa fisica. Al contrario, Skarmory possiede ben 140 punti base in difesa fisica, ma solo 65 HP di base e 70 in difesa speciale. I Wall servono per stallare, che significa prendere tempo. Si possono stallare per esempio i turni degli schermi, schermoluce o riflesso, oppure i turni della distorta zona. Oppure ancora si possono avvelenare i wall avversari e poi stallare grazie alle proprie difese e magari grazie a qualche mossa di recupero HP oppure a qualche protezione. Infine troviamo i supporter. Questi ultimi valgono solo per le lotte in doppio. I supporter sono Pokémon che aiutano, supportano uno Sweeper. Un esempio perfetto è la combo che ho portato in live la scorsa volta, Polygon Z Clefairy. Clefairy supporta Polygon Z con la mossa Sono Qui oppure con la mossa Altruismo, rispettivamente una mossa che indirizza i danni su Clefairy e l'altra che aumenta di 1,5 i danni di Polygon Z. Quindi per un ipotetico scheletro di team si potrebbe pensare ad Amongus come supporter, ai Dragon come Sweeper, Chansey con lo strumento Eviolite come Wall e Ferroturn come Tank. Ovviamente questo team non è assolutamente da copiare perché non ha sinergia. E che cos'è la sinergia? Beh, la sinergia è il livello di collaborazione dei 6 Pokémon della squadra. Se questi coprono a vicenda le proprie debolezze e le proprie resistenze, il team è più sinergico e molto più solido. Questo aspetto viene preso in considerazione soprattutto dai team pensati per la lotta in doppio. Un buon esempio di sinergia sono quei team che utilizzano il clima, Tempesta di Sabbia, Rain Dance, Giorno di Sole, Hail, oppure che utilizzano dei tank lenti come può essere appunto Ferroturn sotto la mossa Distorta Zona che inverte le velocità per 5 turni.
In quel modo si creerebbero degli sweeper con caratteristiche da tank. Un team che funziona bene insieme deve anche avere una buona coverage, ovvero deve riuscire a coprire la maggior parte dei tipi, oltre a saper coprire anche i difensori fisici e speciali o gli attaccanti fisici e speciali. In generale si cerca di avere il maggior numero di tipi differenti nella stessa squadra di 6 Pokémon. Volete un riassunto? Sì, dai, così avete le idee più chiare prima dell'ultima parte del video. Allora, esistono diverse categorie di Pokémon. Gli sweeper, Pokémon che devono spammare grandi danni e che hanno basse difese e HP, ma in compenso attacco fisico o speciale e velocità altissime. Abbiamo i tank, che sono Pokémon con discrete difese e discreto attacco o attacco speciale, e di solito vengono usati per resistere ad un colpo di uno sweeper e stenderlo approfittando delle difese basse e di HP bassi che hanno di solito gli sweeper. Abbiamo i wall, che sono Pokémon con difese stellari che vengono usati per stollare, e il supporter, che di solito aiuta lo sweeper. La sinergia invece è quanto bene i 6 Pokémon lavorino insieme, quanto bene riescono a collaborare per la vittoria comune. Questo aspetto viene preso in considerazione soprattutto nei team pensati per le lotte VGC. Buoni esempi di sinergia sono team che utilizzano o il clima o le mosse di storto zona o vento in coda. Il team deve avere una buona coverage e quindi avere più tipi possibili per fronteggiare i tipi avversari. Naturalmente anche gli strumenti hanno il loro ruolo. Ho citato varie volte lo strumento Eviolite, Evolcondense in italiano, su Censi o Dusclops negli scorsi video. Gli strumenti devono però essere assegnati tenendo conto del ruolo del Pokémon e le sue statistiche di base. Ad esempio, su uno sweeper come può essere Volcarona, potremmo assegnare lo strumento Life Orb o Assorbisfera in italiano, che è uno strumento che aumenta i danni delle mosse sia fisiche che speciali di 1,3, ma il Pokémon che le tiene subisce un decimo di danno ogni volta che attacca. Al contrario, su un supporter come Amoongus, è meglio per esempio lo strumento Focus Sash, o Focal Nastro in italiano, che fa resistere a 1 PS un Pokémon che doveva essere mandato KO. L'ultima cosa di cui tenere conto sono gli Individual Values e gli Effort Values. Ragazzi, è inutile, parlerò sempre di loro due, fateci l'abitudine. Infatti, per rendere uno sweeper tale, vanno investiti EV e IV nelle statistiche usate, ignorando quelle difettose, come detto nel primo episodio di Guida agli Assistenti. Ancora una volta, Volcarona non dovrà mai essere usato in PS o in difesa speciale, ma sempre e solo in attacco speciale e velocità. Ad un tank o un wall vanno investiti gli EV in modo da resistere a specifici colpi, e potete sapere quali e quanti EV dare ai Pokémon grazie ai vari calcolatori di danno online. Assistenti, la parte teorica è finita. Riassunto velocissimo. Esistono diverse categorie di Pokémon: sweeper, tank, wall e supporter, ed ognuno ha il suo ruolo. La sinergia è quanto bene se i Pokémon lavorino insieme, e anche gli strumenti possono modificare ulteriormente la cosa. L'ultima cosa di cui tenere conto sono EV ed EV. Per rendere uno sweeper, vanno investiti EV nelle statistiche utili, idem per gli tank e i wall. Adesso spostiamoci su Pokémon Showdown, un simulatore di lotte competitive per buildare insieme un team. Io vi aspetto su Showdown. Assistenti, eccoci su Pokémon Showdown. Come vi dicevo, è un simulatore di lotte competitive veramente molto utile, utilizzato e conosciuto, che ci permette, per esempio, faccio un esempio velocissimo, facciamo un Blastoise, gli diamo lo strumento, Choice Scarf, gli diamo l'abilità, possiamo scegliere tra la tradizionale e tutte quante le abilità che ha, gli diamo l'abilità nascosta, gli diamo Surf, gli diamo le sue mosse, ok? Quindi è veramente comodissimo, perché ci permette di creare team in poco tempo, andare a testarli in battaglia, e ci sono anche delle classifiche ovviamente, qua c'è il ladder. Eccoci, quindi è anche un sito a tutti gli effetti, però la sua vera utilità alla fine è quella di far provare i team. Io per esempio provo i team qua, se mi piacciono li riporto su Nintendo Switch e li uso in BattleSpot, quindi è veramente un sito utile, ve lo consiglio, ve lo lascio in descrizione. Per cui parlavamo giusto di creare un team con della sinergia. Allora, per prima cosa io di solito non parto dagli sweeper, ma parto dal team in generale, ovvero quale tipo di team voglio usare, se un team basato sul meteo o soltanto un team solido, Trick Room, Sand, Sun, Hail addirittura.
Allora, su cosa la vorrei basare? Oppure semplicemente su un Pokémon con la Weakness Policy e la voglio triggerare con un altro Pokémon. Ok, per farvi degli esempi. Hanno finalmente bannato anche su Showdown Cinderace, si è bannato ovunque. Allora, facciamoci un bel Trick Room, ok? Prima cosa, un Pokémon che impari Trick Room. Se lo sapete, mettete il nome del Pokémon. Se non lo sapete, potete scrivere direttamente Trick Room, cercare, e qua avete tutti i Pokémon che imparano Distorto Zona, ovvero Trick Room, giusto per dirvi. Che ne so, puntiamo sulle Uniclus, pensavo. Sì. Gli diamo una Focus Sash per permetterci di resistere a un PS. Diamo il Regenerator, anche se serve a poco. O lui, oppure... mettiamolo, dai. Gli diamo Trick Room, Psychic. Non riesco a fare con la tastiera, quindi farò col mouse. Impara Focus Blast. Quindi qualora dovesse rimanere in vita dopo aver usato Trick Room, abbiamo anche delle mosse d'attacco. E poi Protect. Gli diamo 252 in HP, in attacco speciale, 4 in difesa speciale. Togliamo a tutti quanti gli IVS in velocità e gli diamo una natura quieta che diminuisce la velocità e aumenta l'attacco speciale. Così sotto Trick Room saremo tipo velocissimi. Poi abbiamo messo il setter di Distorto Zona, ok? Ora mettiamo un wall, Ferrothorn. Gli diamo i leftovers, che sono gli avanzi. Gli diamo Iron Bars, che è spine ferrate. Allora, qua torniamo al discorso invece della coverage. Qua abbiamo una mossa, lotta e una psico. Quindi qua eviterei di mettere per esempio Food Hammer, ammesso che lo impari, non lo so, però insomma. Sapete cosa? No, volevo farlo con Alien Defense e Body Press, ma la mossa lotta già ce l'abbiamo. Più che altro, Leech Seed, Protect. Diamo un Knock Off, come il mio competitivo di qualche stagione fa, che aveva Knock Off sotto Trick Room per togliere la Weakness Policy ai Lapras Gigamax all'epoca, ed era veramente utilissimo, perché all'epoca la triggeravano con Breccia di Dusclops. Io Knock Off gli toglievo la Weakness, era veramente divertente poi vedere la faccia degli avversari. Più che altro nei tornei locali. No ragazzi, io amo troppo il set con Body Press, per cui farò così. E gli diamo 252 investimenti in HP, 252 in difesa speciale, 4 in attacco e una natura che aumenti la difesa speciale a discapito della velocità. Dopodiché andiamo a togliergli anche gli IV. Perché togli IV in difesa e non in difesa speciale? Perché Ferrothorn si aumenta la difesa con l'uso di Iron Defense. Per cui dare difesa speciale significa reggere i colpi, poter setappare con Iron Defense e recuperare vita con il Leech Seed più Protect. La sorta di cura automatica. Poi mettiamo un bello Sweeper a 3 Gigamax. Gli diamo una bella Life Orb. Gli diamo Magic Bounce. Gli diamo Protect per prima cosa. Dazzling Gleam, che diventerà G-Max Might. Expanding, sì, anche se non c'è il setter del campo, ma lui lo setta con Dynapsiche. E gli diamo Mystical Fire o Solar Beam. Diamo il Mystical Fire. Gli diamo 252 investimenti attacco speciale, 252 in HP, 4 in difesa speciale. E anche su di lui una bella natura quieta con 0 IV in velocità e 0 in attacco, che l'ha già messo anche qua. Ecco qua, magari rimettigli. Ok. Ora abbiamo uno sweeper, abbiamo il supporter tra virgolette, perché abbiamo il Trick Room setter. I tipi sono belli diversificati, se non per la mossa psico, ma Uniclus insomma in poche volte riuscirà a fare più di un attacco prima di morire dopo aver settato la distorta zona. Allora, mettiamo un bel wall. Che ne dite? Ne dico di sì. Mi è venuto in mente adesso un wall. Allora ragazzi, col Solar Galar è un wall, ve lo giuro. Guardate le sue statistiche, non sono ottime, ma con l'utilizzo di una Eviolite
che aumenta di 1,5 queste sue statistiche, diventa un mostro. Ok, gli do 252 ovviamente in HP. Allora, diamogli un po'. 156 in difesa e 100 in difesa speciale. Perché faccio questo? Perché abbiamo già Ferrothorn come difensore speciale. Lui farà da difensore più fisico che speciale, ma comunque abbastanza misto. Meno velocità, più difesa speciale, 0 IV, 0 in attacco speciale, 0 in attacco, tanto lui non attaccherà. Gli do Cursed Body ovviamente, altrimenti non avrebbe senso di esistere. Diamogli Strexep, che ragazzi è una mossa bastardissima, che diminuisce l'attacco di 1 e si cura tanto più l'attacco dell'avversario era alto, diciamo. Quindi immaginatevi di fare Strexep davanti a un Conkeldurr o un Haxorus. Sto coso tornerebbe full vita, da un PS a full vita in un attimo. Io l'ho giocato corso di gara, è veramente tossico come Pokémon, ma è fortissimo. Gli do Haze, che sarebbe nebbia per annullare per esempio i Pokémon che hanno Weakness Policy. Nightshade ci sta, sì. E gli diamo un po' Toxic. Non impara Toxic, davvero. Thunderwave? Neanche. Gli do Will-O-Wisp davanti agli attaccanti fisici. Davanti a quelli speciali si fa Haze, si sono aumentate le statistiche. Davanti a quelli fisici li si borna e gli si tolgono le statistiche e si fa Strexep. Bastardissimo, mi piace. Poi, ovviamente, Corsola purtroppo, tra virgolette, è anche uno Stoller. Dato che, Strexep, Will-O-Wisp, Nightshade, si capisce che è uno Stoller. Quindi potrebbe stollare la nostra stessa distorta zona. Che non è una bella cosa. E vedete anche qua la varietà di mosse, abbiamo quella lotta, quella psico, un'altra lotta, una fuoco, una folletto, una spettro. Sbaglio, questo team è un po' debole al tipo acciaio, per via di Atrini, tipo Duraludon ci apre, like a Cloyster. Mettiamo un po' Urshifu, magari anche Choice Band, sapete. Ecco qua, la Choice Band non ve l'ho spiegata, la Choice Band aumenta di 1.5, quindi più della Life Orb, ma ci costringe a usare soltanto una mossa per volta. Quindi gli do Close Combat, Wicked, no, non Wild Charge, cosa sto facendo? Wicked Blow, Thunder Punch, in realtà non ci sono più Gyarados, piuttosto Fire Punch contro i Ferrothorn nemici. E siccome un set con un choice item, gli do U-turn. Qua 252 in attacco, 252 in speed, 4 in PS, una natura direi allegra. Ora ho messo un Pokémon veloce in un team di solito zona. Sei pazzo, mi direte? Mettete caso che l'avversario abbia la mossa esclusiva che evita che il tuo Pokémon faccia le stesse mosse conosciute da un altro Pokémon, come Clefable, che impara questa mossa. Pensate a un Pokémon che abbia sia distorto zona sia esclusiva. Facendo esclusiva imprigiona per l'appunto la mia distorto zona. E comunque, se io vedo un Duraludon durante la preview del team, porto per forza dietro lo Urshifu, lo metto per primo, distruggo Duraludon con Cross Combat e poi posso dare via libera ad Atrini sotto distorto zona. E anche qua abbiamo una buona varietà di mosse. A parte Cross Combat abbiamo una mossa buio e una mossa coleottero. Mettiamoci come ultimo Pokémon Primalina. Ok, mettiamolo subito con 0 IV. Quieto, faccio prima fare così, piuttosto che a leggere. Ok. Dammi una bella Specs. O quello oppure il Misty Water. Mystic Water. Sì. Andiamo in Mystic Water con Liquid Voice. Hyper Voice. Protect. Moonblast. E siccome girano tanti Gastrodon, gli do anche Energy Ball. 252 in HP. Diamogli 150. E 106 in difesa, che è un po' carente in difesa.
No, ho dato il più, sono stupido. Ok. In questo modo abbiamo un Pokémon lento, sotto distorto zona, con un attacco speciale altissimo, buoni HP, una difesa decente e una buona difesa speciale di base. E qua abbiamo la mossa acqua, perché Hyper Voice di tipo normale, con Liquid Voice, le mosse basate sul suono diventano tipo acqua, quindi diventano acqua, vengono potenziate dal Misty Water, dalla Stab, questa Double Target addirittura. Poi abbiamo la mossa Fuori Tocco, che già si ripete, ed Energy Ball, quindi abbiamo in tutto Lotta, Psico, Fuoco, Folletto, Spettro, anche se non vale, Buio, Coleottero, Erba, Acqua. Abbiamo in tutto 9 tipi. Abbiamo 9 tipi, i tipi totali sono 18. Abbiamo praticamente metà dei tipi esistenti. E praticamente l'unico tipo che ci potrebbe dare fastidio, non lo so, sapete? Perché i tipi Pokémon sono normale e lo distruggiamo con lotta, fuoco abbiamo l'acqua, acqua abbiamo l'erba, elettro ci potrebbe dare un po' di fastidio, ma di elettro buoni non ce ne sono così tanto buoni da dar fastidio, erba abbiamo il tipo fuoco, ghiaccio abbiamo il tipo fuoco, lotta abbiamo sia lo psico che il folletto, veleno abbiamo il tipo psico, volante potrebbe essere un problema effettivamente, forse è meglio dare Thunder Punch al posto di Fire Punch. Visto che abbiamo già la mossa fuoco con lui. Sì, diamogli Thunder Punch. Abbiamo un tipo in più. Thunder Punch. Ok, non abbiamo più la debolezza del tipo volante. Psico abbiamo il tipo buio. Oltre che altre 25.000 mosse tipo U-turn. Coleottero abbiamo il fuoco. Roccia abbiamo l'acqua. Spettro abbiamo il buio. Drago abbiamo il folletto. Buio abbiamo lotta. Acciaio abbiamo lotta. Folletto. Folletto non abbiamo niente. Folletto non abbiamo niente, direte voi? Ecco qua, 11 tipi, tutti i tipi il nostro team può mandargli KO. Abbiamo una buona coverage, perché una buona sinergia, perché abbiamo il Trick Room Setter, abbiamo il Tank, Sweeper, Wall, un altro Sweeper e uno Sweeper con potenzialità da Tank sotto Trick Room. Ah, dove ho messo le chiavi? Eccole qua. Ah, eccoci di nuovo nel laboratorio, assistenti. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per avere un feed un po' più velocemente. Grazie YouTube per avere la velocità di Stakataka. Inoltre in descrizione trovate tutti i miei social, Instagram per meme e aggiornamenti sul canale, Discord per un po' di divertimento, e infine Twitch, dove streamo ogni martedì alle 15.15. Ma per oggi è tutto. Arrivederci, assistenti.